una iniziativa che è nata in Regione Veneto, d'iniziativa del Consiglio regionale, condivisa e sposata da alcuni movimenti autonomisti. Nulla a che vedere con la questione della Crimea, che è un'altra questione, diciamo, è più simile evidentemente alla vicenda catalana oppure alla vicenda scozzese. È ovvio che parliamo dell'Italia e quindi di una Costituzione che prevede che l'Italia sia una indivisibile e quindi il risultato finale non sarà quello della secessione del Veneto dal resto del paese. Il risultato finale vuole essere quello di una sfida allo Stato centrale, cioè se la Regione del Veneto approva di indire un referendum con un quesito di questo tipo, un referendum che non deve aver costi pubblici perché non può essere messo a carico dei cittadini ma finanziato da finanziatori privati che ci credono e quindi sostengono l'iniziativa. Se la Regione Veneto avesse questa forza, è chiaro che rispetto allo Stato centrale che è immobile e che non si rende conto della drammaticità della situazione dell'economia in Veneto e non solo in Veneto, sarebbe un segnale molto forte. Cioè, lo scopo dell'iniziativa è soprattutto questo, sfidare lo Stato su un campo, su un terreno dove forse Roma si può spaventare, perché se non fai delle azioni di forza, delle forzature democratiche, rischi che da Roma non cambi mai niente. Allora, bisognerà vedere, se io immagino che si terranno, perché ora della fine si dovranno ottenere. In quel caso ci saremo noi come anche altri, insomma in democrazia ovviamente i candidati saranno molti. Io penso che si terranno perché è l'unico modo per ricompattare il centrodestra, perché o provi a mettere assieme i leader del centrodestra che a tavolino definiscono il candidato sbagliando su due fronti, uno perché la gente non accetterebbe perché è una scelta partitocratica, due perché nessuno accetterebbe il candidato dell'altro. Se invece come il centrosinistra fa, fai le primarie del centrodestra, chi accetta di partecipare accetta anche di vincere. E quello è l'unico modo per arrivare al ricompattamento e a ridare fiducia anche agli elettori centro-destra che non va a votare perché è sfiduciato anche per quello, perché appunto non può scegliere. E quindi aspettiamo il momento, ma prima o poi sarà, fra 6 mesi, un anno, quando sarà, arrivano le primarie. Da sì, è disponibile? Assolutamente sì, ripeto, immagino che ci saranno molti candidati fra i quali proprio tutti. Da sindaco, cosa si aspetta da un premier ex sindaco? Ma aspetto concretezza, io da sindaco e da cittadino mi auguro che quello che ha detto Matteo Renzi si possa realizzare, francamente ho molti dubbi, perché se avesse aspettato le elezioni e avesse vinto, e chance di vincere ne aveva tante, allora sarebbe stato diverso, sarebbe stato investito direttamente dai cittadini, avrebbe avuto un Parlamento diverso da quello attuale che è ancora abbastanza un pantano. Forse ha forzato un po' la mano con i tempi, con i modi, perché Letta è stato fatto fuori in maniera brutale e questo rischia di pagarla nel proseguo. Ripeto, io spero che riesca a fare quello che ha detto, ho seri dubbi che ci riesca. Se ce la fa, bene, è l'interesse del Paese. Lei dubita più che altro nei tempi o più che altro anche nella quantità delle risorse che ha indicato? Se tu proponi delle misure che generano spesa o indichi dove tagli la spesa pubblica, non puoi indicare come risorse o sostituire una tassa con l'altra, che è sbagliato, cioè se anche parli di tassare le rendite. Oggi per come è messo il paese non puoi dire tolgo una tassa mettendone un'altra, sposto una tassa all'altra e neanche trovare risorse generando debito, che è sbagliato, la Commissione Europea non te lo farà fare e noi abbiamo una legge dello Stato che è la 243 del 2012, la quale prevede che tu per approvare misure di spesa devi avere il parere della Commissione Europea. La Commissione Europea non ti farà aumentare il debito. A proposito di Commissione Europea, ieri Renzi è andato dalla Merkel, ha ribadito che non si sfiorerà il 3%, però ha detto che bisogna cambiare le regole del gioco. È possibile secondo lei in Europa cambiare? È possibile se tutti sono d'accordo. L'Italia oggi è in una situazione di debolezza. Per questo dico forse le cose potevano cambiare meglio dopo le prossime elezioni politiche con un quadro più normale. Adesso siamo con un quadro normale, con un governo strano, un po' pasticciato anche questa volta e quindi temo che non avremo la forza oggi in Europa. Alla fine la via d'uscita, che non è auspicabile ma che forse è sempre più probabile, è che fra alcuni mesi, quando in Italia non si riusciranno a fare le cose che si dovrebbero fare, arriverà come in Grecia la Troica Europea che ci ordinerà cosa fare, quindi altro che cambiamento, ci verranno a dire cosa dobbiamo fare e ci dovremo adeguare ai loro ordini.